quante volte mi è stato detto con i border collie è troppo facile avere un buon rapporto, è troppo facile educarli, è semplicissimo. Quante volte mi sono incazzato? Tutte le volte che me l'hanno detto. Perché? Innanzitutto perché è una grandissima, grandissima falsa credenza e cavolata. Seconda cosa perché? Perché non è vero. Perché voi vedete questo cagnolino qui, questo qui, lui, Jasper, bravissimo, bellissimo, fantastico, un patatone di cane, dolcissimo cane, fantastico. Ma non è così. Lo sapete che lui ha dato un morso trattenuto al suo vecchio proprietario. Che cosa vuol dire morso trattenuto? Nella sua lingua, diciamo, nel suo gergo, nel significato canino, vuol dire che finché non molli, finché non schiatti, non mollo e non lascio la presa. Quindi venite voi allora adesso a lavorare con un cane che ha già morsicato e che all'inizio che lo mettevo in macchina si girava, mi ringhiava, che vicino alla ciotola non ci poteva stare, proprio come vedi in questo video. Venite voi con un cane così. Eppure io ne ho quattro, due maschi vicini, lui è intero ed è il capobranco, gli altri, c'è una femmina lì che gira, gli altri due maschi sono in giro adesso. Venite voi con un cane del genere, se avete il coraggio, che vi mette in un angolo e vi ringhia come se non ci fosse il domani, saper comunicare con lui. Addestrare il cane sono capaci tutti, con un booster in mano, con un pezzo di cibo in mano o con un metodo coercitivo sono capaci tutti. Ma imparare a comunicare per risolvere i problemi di un cane, questa è tutta un'altra faccenda. Ed è quello che io ho fatto con Jasper ed è quello che faccio tutti i giorni con i cani dei miei allievi, e sia online che fisicamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che io insegno, quello che io cerco di farti arrivare alla mente, soprattutto alla coscienza, è quel messaggio più profondo, quel messaggio di, cercare di creare quella complicità con il cane. Perché? Perché, come ti dicevo prima, se tu guardassi su YouTube un qualsiasi video per educare un cane, per addestrare un cane, per insegnare un cane a fare il seduto, è la cosa più semplice che si possa fare e si possa riuscire. Ci può riuscire anche un bambino di 6 anni. Farlo senza cibo, senza metodi coercitivi, ma imparando a comunicare con il cane, per cercare di tirare fuori quello che è il suo carattere, per cercare di limare quelli che sono i suoi spigoli del suo carattere, per cercare di aiutarlo a riprendere fiducia nell'essere umano, in questo caso di Jasper, ma per fargli prendere fiducia e sicurezza nel suo compagno umano, beh, questa è tutta un'altra faccenda. E sfido chiunque a dire che è facile con tutti i cani come è difficile con tutti i cani. Questo perché? Perché dipende 90% dall'essere umano e il 10% dal cane. Il cane è un animale fantastico che da migliaia di anni ci sta accanto. E perché secondo voi ci sta accanto? Beh, innanzitutto secondo me perché è un maestro, perché ci spiega tutte le volte a modo suo come migliorarci. E seconda cosa perché non parla e ha tanta pazienza, perché se no neanche lui vorrebbe stare con noi e con la nostra testa malata che abbiamo. Quindi basta dirmi che ho 4 border collie, vado in giro con i border collie e non va bene. Se andassi in giro con un dog argentino, come ho fatto vedere, come ho mostrato una foto, e non va bene perché la museruola. Insomma, quello che è importante fare non è addestrare il cane, ma è creare un rapporto. E per creare un rapporto in empatia, riuscendo a capire le sue esigenze, il suo modo di comunicare, i suoi bisogni, riuscendo a capire il suo carattere, a conoscerlo fino in fondo, non serve l'addestramento, serve la coscienza. E la coscienza ce la devi avere tu che stai guardando questo video. E devi tirarla fuori tu, devi farla crescere, devi fargli prendere aria, devi nutrirla questa coscienza. E la nutri solo imparando la comunicazione con il cane, creando rispetto nei suoi confronti, evitando di trattarlo come un soldatino, evitando di trattarlo come un animale da circo, evitando di trattarlo come un essere inferiore. Un cane è come un maestro e come tale va trattato e va rispettato. A te sta la scelta se farti aiutare dal tuo cane e insieme creare un rapporto fantastico, oppure continuare a trattarlo come un soldatino.
Io, onestamente, ho scelto di evolvermi e di evolvere quello che è il rapporto con il mio cane. Ed ho scelto di aiutare anche i vostri cani, te ed il tuo cane, ad evolvervi. Quindi ho scelto di creare il metodo Empathy Dog, ho scelto di costruire un rapporto basato su rispetto e fiducia, ho scelto di amare il mio cane in profondità e non di addestrarlo e renderlo destro a fare qualcosa, perché il cane sa già fare qualcosa. Ho scelto di diventare un suo collaboratore, un suo partner, un suo leader, per divertirmi insieme e per permettermi di poterli lasciare liberi tranquillamente, sapere che ha anche solo un piccolo richiamo i cani tornano. Venite un po' qua voi due, birichini. Ed ho scelto di divertirmi e di rilassarmi con loro. Tu che cosa hai scelto? Che cosa scegli tu? Che cosa vuoi tu dal rapporto con il tuo cane? Beh, questo lo devi decidere tu e lo devi vedere tu. Io ti posso aiutare a creare un rapporto in empatia. Non ti posso e non ti voglio aiutare a creare un cane soldatino. Se vuoi creare un rapporto in empatia, beh, allora sono la persona che fa per te. Clicca qui sotto e insieme costruiremo un rapporto che hai sempre desiderato con il tuo cane. Io ti mando un abbraccio, una coccola affettuosa dal tuo cane ed un saluto dal branco di Empathy Dog. Ciao e al prossimo video!